Amici e amiche di Infarinando, da me Vittorio, buonasera per questo altro appuntamento live che abbiamo sempre a scuola con l'evento a scuola con, ma questa volta non parleremo di teglia, ma bensì di panettone. Abbiamo contattato un tempo fa Alessandro Petito per organizzare questo evento, abbiamo chiesto se poteva darci una mano per poter produrre quello che è il panettone 2021. Per cui Alessandro è stato gentilissimo e ci ha detto sì, e adesso siamo proprio qui su YouTube a chiedere, a parlare, a domandare ad Alessandro come si fa il panettone. Ale, buonasera. Buonasera, buonasera Alessandro. Buonasera. Benvenuto a Infarinando, benvenuto. Grazie mille, innanzitutto vi voglio ringraziare per questa bellissima occasione e opportunità, perché penso sia un contest bellissimo, anche perché ci avviciniamo a Natale, quindi certo. Penso sia veramente una bella cosa quella che stiamo facendo e quello che avete organizzato, quindi grazie per questa cosa. Grazie a te. Noi ringraziamo te anche perché Alessandro lavora tantissimo, grazie a Dio, è oberato di lavoro, per cui anzi, a proposito, volevamo dirvi che la live di domani, per motivi logistici, sarà spostata a lunedì ore 21 al laboratorio di Alessandro, quindi dal suo laboratorio farà la parte diciamo pratica, mentre questa sera ci occuperemo della parte teorica. Io non ti ruberei altro spazio, Ale, per cui vai a ruota libera, le domande te le metteremo in primo piano, te le porgiamo. Io non so come funziona, quindi mi vedo io e vedo solo voi due, quindi non so quando le persone ci stanno ascoltando. Non vedo nemmeno le domande, non vedo nulla. Però quando tu mi metti le domande, io poi... Sì, te le legge Vittoria, io le metto, le legge Vittoria. E tu rispondi, insomma, va bene, io direi di partire, ti metto in primo piano e a voi Alessandro Petito, panettone 2021. Bene, molto bene. Allora, innanzitutto, quindi, come ho già detto poco fa, vi ringrazio per questo bellissimo contest e questo bellissimo evento, e quindi del tempo che mi state dedicando, mi fa veramente piacere, mi fa molto onore. Sicuramente quello che tutti un po' ci aspettiamo è il Natale, quindi il periodo natalizio. Dobbiamo fare quasi tutti ormai facciamo panettoni, quindi a casa, a meno da quello che riesco a vedere sui social, quindi tutti si accingono a creare il panettone. Questa è una cosa fantastica, perché vuol dire che l'arte della pasticceria e dell'artigianato sta crescendo sempre di più, e quindi le persone stanno capendo la vera differenza tra un panettone artigianale e un panettone industriale. Meno male. E sono veramente contento di questo, a prescindere dalla tipologia di panettone che si vuole fare, quindi come forse molti di voi sanno, io faccio un panettone un po' differente, quindi diciamo che il mio prodotto si chiama Mille Bolle, perché... è un prodotto che mi ha sempre affascinato, quindi un prodotto leggermente più arvelato, e ho dato questo nome proprio per non confonderlo con quello che è il panettone tradizionale che accomuna tutti noi. È proprio Alessandro di questo Mille Bolle. Intanto ne approfitto per salutare Annalita Gargiulo, che è la nostra moderatrice, che si unisce a noi. Ciao. Ci teneva Annalita a conoscere Alessandro di persona, e quindi è qua con noi. Dicevo questo, che uno dei premi, il premio che darà la giuria tecnica, ovvero Alessandro Petito con un suo collega, credo ci sarà un suo collega, sarà proprio il corso online del Mille Bolle e poi il corso dal vivo, sempre del Mille Bolle, giusto Alessandro? Saranno i due premi, diciamo, previsti. Prego. Quindi stavamo dicendo, ciao Annalita, piacere di conoscerti. Ciao. Niente, quello che stavamo dicendo quindi è che parlerò in questa serata, in questo tempo che staremo insieme,
di come si crea quindi un panettone artigianale che rispetti il disciplinare e come va gestito il lievito madre e da dove si parte, ecco. Bene, prima di iniziare questa mia spiegazione, questa piccola parte, vi racconto un attimo di me. Io prima di intraprendere il percorso di pasticceria, per 8 anni più o meno ho fatto il panettiere, quindi diciamo che più o meno a 15-16 anni ho iniziato a fare i miei primi panettoni, un po' così, però diciamo che ho iniziato questo percorso all'incirca, sono 30, all'incirca 15-14 anni fa. Sempre con pasta madre, giusto Ale? Sempre con pasta madre. Beh, i primi panettoni a 15 anni, non nego che ho utilizzato dei semi lavorati il primo anno. Okay. Mi ricordo anche, perché proprio non ero molto, ero giovane ancora, avevo poche conoscenze, quindi il mio primo impasto fu proprio uno con un semi lavorato. Poi, se non sbaglio, lo stesso anno iniziai a provare, però mi mancavano conoscenze tecniche e sicuramente esperienza pratica, quindi feci veramente dei panettoni molto molto brutti che però mi hanno aiutato poi nel come tempo. Ci consola questa cosa, non hai la minima idea. Beh, ti fa onore, guarda. Ti fa onore. Orrendi, non uscivano nemmeno fuori dal pirottino a tirarli. Anche loro avevano vergogna, va? Diciamo così. Davano tipo delle pigne, non so se conoscete le pigne, si fanno in Molise, tipo l'impasto, è sempre un doppio impasto che si fa con lievito madre, però dentro si utilizza lo strutto, poi la sambuca, no, l'anice, scusate, però è veramente basso, comunque, orrendi. Vabbè, ci sta, quando uno è giovane. Vabbè, avevi 16 anni pure, non avevi l'esperienza. All'inizio è stata così, poi con il tempo, pian piano, studiando, conoscendo e con l'esperienza sicuramente tutto cambia. Quindi quello che io oggi voglio trasmettervi è quegli errori che io facevo e delle cose che non conoscevo per appunto arrivare a fare un panettone anche da casa tranquillamente con una semplice impastatrice che può essere una kitchen aid, insomma, un'impastatrice, un montapanna, ecco, una bowl, quelle che si usano a casa. Adesso vanno più che bene, i due panettoni vanno più che bene. Quindi, morale della favola, innanzitutto molti su Instagram, su Facebook, mi hanno sempre chiesto una ricetta di un panettone con il lievito di birra. Io ho sempre risposto che è possibile, ma non si può definire panettone, naturalmente. Ma quello che vi andrò a spiegare oggi, invece, è come gestire e come creare un lievito madre per poi arrivare a produrre il panettone e tutti i grandi lievitati che si vogliono produrre con la pasta madre. Innanzitutto, che cos'è la pasta madre, come si crea e quanti modi esistono per creare questo? Sicuramente ci sono tantissimi modi. Oggi vi racconterò due modi molto semplici, anzi, due modi molto semplici. Il primo modo per creare una pasta madre, quello più spontaneo, diciamo, è quello di creare un impasto di acqua e farina, quindi solo acqua e farina. Idratazione più o meno del 50% sul peso della farina, quindi 100 grammi di farina, 50 di acqua, 50 grammi di acqua, e lasciarlo fermentare lì di sua spontanea volontà fin quando pian piano il suo volume non si alzerà. Altrimenti un altro metodo che potete utilizzare è quello di usare della frutta, che può essere dell'uva, che può essere della mela, quindi mettere a bagno la frutta, farla fermentare e usare quell'acqua poi per rinfrescare, quindi per impastare con la farina. Una volta fatto questi processi, una volta, com'è? Lo starter, una sorta di starter. Esattamente. Una volta fatto questi. Che bello! Sento a rilento. Ok. Una volta fatte queste. Gente? Vai, sì, vai. Sì, sì, sì.
Perché sentivo dei rimbombi e non riuscivo a... sento pure una voce, sì. Non riuscivo a parlare. Ok, stavo dicendo che una volta effettuata questa tipologia di impasto non ci resta che aspettare, quindi che la nostra pasta madre inizi ad avere vita, quindi a crescere. Una volta fatto questo, poi andremo a fare i nostri rinfreschi pian piano, fino a che il volume solitamente all'inizio raggiungerà il doppio più o meno. Poi pian piano con il tempo raggiungerà più o meno quello che è il triplo. Più o meno i tempi per portare una pasta madre a, diciamo, che abbia una microflora batterica attiva, i tempi possono variare, possono essere 15, 20, 30 giorni. Questo sicuramente dipende dalla tipologia di farina, dall'ambiente, dalla cura che si dà, dall'attenzione. Se si rinfresca una pasta madre che è giovane, quando parlo di giovane, giovane vuol dire che il suo pH, quindi che l'attività di fermentazione all'interno è molto bassa. Quindi l'attività di fermentazione all'interno di lievito madre ci deve essere, altrimenti quando noi andiamo a rinfrescare il nostro lievito madre non facciamo altro che indebolire. Quindi quando si parla di pH, è quell'unità di misura che ci fa capire, in base al volume anche, quindi è in corrispondenza, sono due cose che vanno di pari passo, che ci fa capire più o meno come è messo il nostro lievito madre. Però mettiamo il caso, adesso non voglio dilungarmi sui step by step proprio per costruire, perché penso che quasi il 90% delle persone abbiano più o meno un lievito madre, quindi non debbano iniziare adesso la costruzione del lievito madre per poi fare il panetto. Quindi oppure è facile recuperarlo, anzi molte persone mi scrivono se vogliono che vogliono il lievito madre, io dico ragazzi non lo posso spedire perché non ho il tempo di andare lì a spedire, però se voi volete a livello gratuito, quindi gratuitamente, che noi rinfreschiamo il giorno il lievito madre, il mio indirizzo della pasticceria è questo, quindi Castellanza Petito Pastri, mi scrivete via email, scrivete, organizzate voi il ritiro, che ne so, 10 lievito madre, vengono 10 corriere, gli diamo tutti i pezzi, lievito madre e vai in tutta Italia, così almeno tutti che si bello grazie senza problemi, tanto lo rinfreschiamo ogni giorno, quindi ce n'è. Il lievito si dona, non si è viene. Vero, cioè, è bravo, vero. Bravissimo. Il lievito madre si donava. Ah, io mi ricordo che mia nonna, quando i miei bisnonni erano panettieri, mia nonna, la mia famiglia, mio padre, no, però i miei bisnonni sì, quindi io vengo da, diciamo, la prima generazione non era di questo settore, però gli altri sì. E mi ricordo che mi raccontava... C'è Luigi che ti dice che poi è migliorato. Com'è? Luigi Gallina, ti dice poi lo conosce, migliorato. Non lo conosce lui in riferimento sì, certo. Ai tuoi 15 anni certo che lo conosco Luigi, anzi lo saluto anche come saluto tutte le persone che sono connesse quindi cosa si faceva? Questa pasta si donava, si passava dalle case, quindi se la passavano tra di loro questa pasta di riporto che poi era una pasta acida, adesso che aveva del lievito di birra o meno, questo non lo so, però probabilmente c'era questa pasta che loro ci facevano il pane, la pizza, era un pezzo di impasto staccato, esattamente questa pasta di riporto che poi in panetteria anni fa si usava, ma penso anche adesso si utilizza, sì. Però io lo utilizzavo, mettavamo la pasta poi a freddo e il giorno dopo una piccola parte la utilizzavamo per impastare il pane, dava quella caratteristica, quel sapore un po' acidulo e la conservazione, diciamo, un po' diverso. Lo fanno ancora adesso. Sicuramente io come lievito madre. Io ormai mi sono un po' dissociato dalla panetteria, cioè nel senso mio fratello ha continuato la panetteria perché noi nasciamo insieme, quindi lui è panettiere e lavora con me, da me, quindi si occupa della panetteria nella mia attività commerciale. Lui ormai sono 15 anni che fa questo lavoro e mi sono dissociato perché amo un po' più la pasticceria. Forse sono stato troppo giovane per fare il panettiere, quindi ho detto basta. A proposito di lievito, ti voglio chiedere una cosa, Ale, scusa se ti interrompo. Molti nel gruppo utilizzano i ligoli. Sì.
Vuoi che facciamo la conversione in pasta madre solida per fare il panettone e partecipare al contest? No, o guarda, va bene anche... Se in forma possono utilizzare anche la madre liquida, nessun problema. L'unica cosa è che la devono mettere un po' di meno, quando daremo la ricetta, devo usare meno, una quantità minore rispetto a quello che è la solida. Quindi ufficialmente possiamo dire che potete utilizzare anche il Ligoli, non c'è nessun tipo di problema. Esattamente, la madre liquida la possono utilizzare, non c'è problema. L'importante è che si utilizzi, ecco, la madre. Ok. Quindi che sia liquida, semiliquida, solida, dura. Vabbè. L'importante è una pasta madre, ecco, non è il lievito di birra. Esattamente, esattamente. Chi non ha la pasta madre può mandare un'email, casomai ti do io la mia email, oppure... La puoi dire anche qua e poi la segniamo, la mettiamo... Ok, Alessandro Petito. Ok, tutto senza punto, senza punto, senza nulla. Tutto attaccato. Pestri, tutto piccolo? Tutto minuscolo, sì. Pestri Chef... @gmail.com possono mandare un'email che mi avvisano che il corriere arriverà il giorno X a quest'ora per ritirare il lievito madre. L'indirizzo di ritiro è Castellanza, provincia di Varese, via Firenze 3, all'Appetito Pastri. I regali non finiscono mai quasi infarinando, eh? Questo è un grande regalo. Via Firenze 3. Via Firenze 3 all'Appetito Pastri. Quindi chi non ha il lievito madre e vuole il lievito madre, glielo mandiamo. Quindi l'importante è che questa cosa per me è molto importante, perché gli impegni sono tanti e certo, no. Cerchiamo di diamo la possibilità a tutti, anche se ne siete 100, 200, arrivano i corrieri, non fa niente, prendono tutto il lievito. L'importante è che noi sappiamo il giorno prima che devono ritirare il lievito madre. Certo, così lo preparano e il giorno dopo lo possono dare. Va bene, ok, perfetto. Quindi posso ripetere un attimo, così mettiamo appunto che sia tutto giusto. Alessandro Petito, Pastri Chef, Pastri con la Y, giusto Alessandro? Sì, esattamente. @gmail.com. La mail di avviso ritiro per il lievito madre con data di ritiro, cioè è importante. In oggetto, la data... esatto, esatto. In data, poi l'orario non fa niente. In oggetto scrivete in stampatello ritiro lievito madre, in modo che quando io vedo l'email e non mi sfugge niente. L'indirizzo è Castellanza Varese, via Firenze 3, presso il Petito Pastri. Esattamente. E Vittoria, quando hai un minuto, se puoi recuperare poi dal post in comunicazioni i premi, li leggiamo appena Alessandro, che li vado a appena Alessandro prende un minuto di pausa per bere dell'acqua, noi leggiamo. No, io sono attivo, sono 7 giorni che parlo super attivo, quindi possiamo proseguire. Vai. Andate, io faccio quello che devo, tranquilli. Se dovete fare, fate pure. No, vai Ale, vai. Ok, quindi quello che stavo dicendo è che una volta che abbiamo il nostro lievito madre ben attivo, quindi una microflora batterica attiva, quando intendo un lievito madre attivo, intendo che ogni giorno il lievito madre va rinfrescato. Noi ogni giorno rinfreschiamo il lievito madre, se lo siamo o non lo siamo, ogni giorno lo rinfreschiamo. Bisogna rinfrescarlo per forza? Tutti i giorni no, però se dovete produrre i panettoni... ragazzi, 15 giorni prima bisogna prendere il vostro lievito e bisogna curare. È come fare una corsa, io ando a fare una maratona, ok, sono 2 mesi che non mi alleno, domani vado a fare 10 km, la vedo molto dura. Quindi diciamo che la minestra è più o meno simile. Dobbiamo fare i panettoni, quindi dobbiamo avere un lievito madre ben allenato. Ecco, questa è la parola giusta, che secondo me fa il nostro caso. Quindi, come si gestisce un lievito madre? Cosa è giusto, come è giusto gestirlo?
non esiste. Tipo, la, non una domanda che c'è qui è che tipo di farina utilizzare, quindi la possiamo inserire nel discorso. Sicuramente bisogna utilizzare una farina tipo 00 che abbia proteine, quindi che abbia un tasso di proteine dal 14 al 15%, va bene. Vi consiglio di usare una 00 perché è raffinata e perché non vi avvicinate poi a un eccesso di acidità acetica, quindi perché se utilizzate farine con più crusca, lì andate un po' verso la bilancia dell'acido acetico. Quindi farina 00 che abbia proteine dal 14 al 15% va bene, e quindi vanno più che bene. Mo adesso quello che io dico, a volte sicuramente a casa quando si va al supermercato ci sono tantissime farine, quello che c'è scritto sull'etichetta poi bisogna sempre provarlo e testarlo, quindi se avete una farina comunque forte, una manitoba, con un 15% di proteine, 14,5%, e nel rinfresco vedete che il vostro lievito madre al 40-44% di idratazione tende poi a sgonfiarsi già in 3 ore e mezzo, solitamente io vi consiglio anche di provare altre farine, perché a volte può darsi che hanno meno proteine e di conseguenza il lievito poi tende a sgonfiarsi. Ale, la zero va bene, dice Roxa, chiede Roxa. Non è detto che vada bene o vada male, per quanto mi riguarda io amo e utilizzo 00, vi ho detto la 0 per me si avvicina più verso l'acetico, però portando il lievito madre leggermente più liquido questa cosa può essere un po' più bilanciata. Naturalmente non esiste quello che è giusto e sbagliato, non esiste una strada che deve essere per forza quella. Vi faccio un esempio. Faccio 3 rinfreschi 1 a 1, è giusto? Sì, può essere giusto, perché no? Faccio un rinfresco solo 1 a 3, è giusto? Sì, perché no? Quindi non c'è, cioè io sono una persona che si pone 1000 domande e da 2 anni a questa parte per realizzare il prodotto che faccio io se ne poste forse 1 milione di domande e ho fatto tantissimi test e prove. Quindi mi sono messo ogni giorno in dubbio e ho cercato un po' di uscire fuori dagli schemi e fare qualcosa di diverso e mettere in dubbio qualsiasi cosa io potevo leggere o potevo già sapere da quello che avevo imparato negli anni precedenti. Quindi non esiste per me una strada giusta o sbagliata, ma in base a quello che io voglio ottenere applico un metodo. Quindi esiste un metodo, che sia giusto o che sia sbagliato, questo poi lo andrete a decidere sulla vostra pelle e su quello che voi volete fare, volete raggiungere. Quindi questo per me è molto importante. Io non vi dico fate così perché legge l'ha fatto così, no. Secondo me nessun libro dovrebbe dirvi fate così, ma ci sono tanti modi per arrivare a Roma, ci sono veramente tanti. Io per quanto riguarda il panettone che faccio io, ci sono 1000 strade. Che ti possono far arrivare lì, tante. Quindi per me quello che ho potuto vedere è che una 00 sicuramente per quello che faccio io, ma anche fare un panettone normale, va benissimo, è perfetto. Quindi, io Alessandro colgo l'occasione per dire questo. All'interno del gruppo Infarinando e chi è qui, quindi i membri che sono qua e ci stanno seguendo lo sanno, e chi non lo sapesse lo diciamo stasera, lo ribadiamo, abbiamo il servizio che si chiama Mentoring. Luigi Gallina è uno dei mentori. Questi mentori vengono contattati nel momento in cui uno ha bisogno e in modo totalmente gratuito, a gratis, si mettono a disposizione e vi aiutano. Per cui che cosa succede? Che voi avete la vostra pasta madre, che non ce l'avete la chiedete ad Alessandro ve la fa avere tramite eccetera eccetera. E nel momento in cui avete difficoltà nella gestione, avete una persona che vi segue e non vi dice fai un rapporto 1, 2, 0, 40 per tutta la vita, ma in base a quello che sarà lo sviluppo della vostra madre, vi aiuterà nel portarla in forma. Perché il panettone, se sbaglio Alessandro correggimi, l'80% di un buon panettone dipende dalla pasta madre. Forse nel 90%. 90%, quindi mi sbagliavo. Questo che vuol dire? Che prima di tutto, prima della farina, è importantissimo. Però mi hanno fatto tante persone questa domanda, e se dovessimo fare una scaletta, in primis metto la farina, in secondo metto il lievito e poi tutto il resto. Però certo, la farina chiaramente... La farina è che fa il lievito per prima. Che fa ecco.
Quindi è quello, è un nutrimento. Ora ci sono diverse domande sulla gestione, arriveremo a, perché siamo ancora all'inizio. Intanto stiamo dicendo che Alessandro, per chi non è lievito, ve lo fa avere, che noi mettiamo come infarinando e come organizzazione, come staff, mettiamo come supporto il mentoring e abbiamo chiuso il cerchio. Alessandro ora continua e noi arriveremo al panettone. Perfetto, allora, quello quindi che stavo dicendo non è, quindi non esiste un metodo, cioè il mio metodo può essere che a casa vostra domani non funziona, poi può essere che, ve la spiego così, perché forse è meglio. Ho effettuato diverse, forse molte consulenze, soprattutto all'estero, Nuova Zelanda, Cina, Malesia, Brasile, Giappone, e vi garantisco che è molto difficile dall'altra parte del mondo, dove le materie prime iniziano a cambiare, dove l'acqua cambia, le temperature cambiano, all'Ucraina non è, vi faccio un esempio, oggi proprio guardavo un ragazzo che ho, che diciamo l'ho seguito 6 mesi, ok, che poi, perché le consulenze poi non sono 2 o 3 giorni, cioè nel senso non è una cosa di 2 o 3 giorni, perché poi è un si crea un rapporto dove cerco il più possibile di guidare la persona dall'altra parte, perché so che non è semplice poi arrivare all'obiettivo, perché loro mi contattano poi per arrivare all'obiettivo di avere un panettone alveolato, quindi siccome so che non è semplice cerco di aiutarli, e ci abbiamo messo 6-7 mesi più o meno per arrivare. Oggi guardavo i suoi video su Instagram e sorridevo, perché io alla fine la sua perseveranza, perché poi quello che l'ha premiato è stata la sua perseveranza, non certo. Io lo guido, certo. Ti guido, ma poi è la perseveranza di una persona che premia poi se stessa, quindi i lieviti, anche facendo il mio metodo e rinfrescando come dico io, però dall'altra parte del mondo avevamo il lievito che sembrava un formaggino, quindi in Indonesia gli dissi a questa ragazza, gli dissi fai uno a 5, lei mi fa come uno a 5, c'è cioè una parte di lievito e 5 di farina, ma così ammazziamo il lievito, non ti preoccupare, fai uno a 5, perché? Perché il suo lievito aveva un pH sempre basso, non sviluppava volume, quindi vuol dire che non aveva lieviti all'interno per produrre CO2, no? E quindi non aveva volume. E io fai una, come ha fatto una 5, il suo lievito poi pian piano ha iniziato a cambiare, e dopo diverso tempo che l'abbiamo curato, diciamo, adesso ottiene dei buoni risultati. Che ne so, a Nuova Zelanda in laboratorio ci sono 10 gradi, quindi lui doveva scaldare la farina, particolare, però con la perseveranza poi pian piano si arriva ai risultati. Quindi adesso io vedo delle domande qui da voi. Sì, c'è Daniele Orosini che ti chiede: buonasera, grazie a voi tutti. Potreste spiegarmi nei dettagli come trasformare liquidi in pasta madre per un grande lievitato? Grazie. Guarda, io ho preso il mio lievito madre e semplicemente su 100 grammi io gestisco il lievito madre al 40-45% di idratazione, semplicemente ho aggiunto, quando ho fatto un, mettiamo 100 grammi di lievito madre duro, quando dovevo fare il rinfresco, quindi mettiamo che faccio il rinfresco 1-1, quindi 100 grammi di farina, 100 grammi di lievito madre, 450 grammi di acqua, ho aggiunto l'acqua che mancava, l'ho trasformato in liquido per una, quindi perché deve essere 1-1, una parte di acqua, una parte di lievito madre, una parte di farina, però questo per una settimana. E ho visto che in qua il contrario, però qui chiede... il contrario, ti chiedevano da liquido a solido. Sì, e quindi feci così. Okay. Quindi, naturalmente da lievito a solido noi sappiamo che un lievito liquido, che poi dipende sempre lì da come è gestito, perché se un lievito liquido gestito a freddo, sicuramente se è a caldo, a freddo, è un po' differente. Comunque, a prescindere da questo, l'importante è quando vai a fare il rinfresco, io ti dico pian piano, idratalo sempre un po' di meno, non passare direttamente a duro, certo.
ma cioè, pian piano, oggi fai l'80, domani fai il 75, dopodomani fai il 70, dove, fin quando arrivi al 50%. Comunque, quindi gradualmente, gradualmente. Sì, gradualmente okay. Ti conviene, perché così diciamo, non lo destabilizzi, ma lo guardi anche tu cosa succede all'interno. Tra un giorno e un altro sicuramente non riesci a... riesci anche a farlo, può darsi anche che il lievito raddoppi o tripli, non è detto di no, bisogna sempre vedere come risponde lui. Io dall'altra parte cioè bisogna sempre testare, e la trasformazione è quella, cioè tu da liquido lo devi passare a solido, ma adesso devi solo testare e provare come risponde il lievito. Se vedi che poi è lento, pian piano hai bisogno di rinforzarle, quindi bisogna vedere come è messa la tua madre liquida. Io ribadisco il concetto anche a Simona, a tutti quelli che avete questi dubbi sulla pasta madre, sul ligoli e quant'altro. La live così durerebbe tutta la notte, non è possibile perché Ale deve andare a letto, io pure, Vittoria, abbiamo famiglia. Io devo ancora mangiare perché abbiamo finito di imbastare, io sto facendo una consulenza in Campania, infatti sono in ufficio dove la pasticceria dove mi ospita e devo ancora andare a mangiare. Quindi io vi prego, queste domande che riguardano la parte squisitamente, diciamo, legata alla pasta madre, alla cura, riservatele al mentoring. Abbiamo no, il mentoring. Proprio io risponderei a tutti fino a domani, credete. Non è possibile. Solo che la vedo dura, però... Non è una mancanza di cortesia, o di. Ma è che veramente c'è tanto da dire, e queste domande che sono sì, che fanno parte del discorso panettone, ma che possono essere affrontate nel mentoring, e lasciamole a loro. E facciamo sì che Alessandro arrivi fino alla ricetta, che parli dei due impasti, e così poi ci vediamo poi lunedì per la parte pratica. Ale. Ok, allora, quello che stavo dicendo, quindi mi sono perso. Allora, stavo dicendo, ecco, quindi come si gestisce... Qual è il mio... Ecco, per questo contest, ecco, come dovete gestire le domande? Forse è la cosa migliore. Come ho detto prima, esistono tanti metodi per gestire le domande. Potete fare tre rinfreschi. Io non faccio mai tre rinfreschi, faccio solamente due rinfreschi perché ho un lievito molto attivo, quindi questo dipenderà sicuramente dal vostro lievito. E quindi quello che dovete fare è questa cosa qui. La spia... solitamente nel lievito si utilizza perché in base al suo volume, in base più o meno all'orario, quindi in 3 ore e mezza, 4 ore, perché molti a casa chiederanno: ma noi non abbiamo il pH-metro, come facciamo a capire? C'è una domanda sul pH-metro, infatti. Io vi dico la mia, io senza pH-metro non vado da nessuna parte. Cioè, ve lo dico proprio onestamente, non mi dico perché per me, allora, guarda, ho fatto un corso nella mia pasticceria e c'è stato con me un laureato in chimica alimentare, e poi lui si occupa, il suo lavoro è proprio questo, quindi acidità, pH-metri, fermentazioni. Bene, visto che sei venuto da me, io ti devo fare una decina di domande perché... io faccio esperienze sul campo e quindi creo poi delle mie ipotesi che per me sono vere in base a quello poi che vado a vedere durante le prove, durante i test. Quindi io devo fare delle domande come io ho fatto la domanda: secondo te l'acqua nello zucchero serve nel lievito per 10-15 minuti? Comunque, a prescindere da questo, mi ha detto una frase che mi ha fatto molto riflettere. Alessandro, il pH si misura su una scala logaritmica, quindi anche un punto è importantissimo. Questa è una cosa che ho sempre sostenuto perché mi ha sempre dato quel valore di riferimento, quindi pH, volume e come poi dovevo io comportarmi con il lievito madre. Ad esempio, se in 3 ore e mezzo il mio lievito madre non raggiunge il volume pari a 3, ma il suo pH è già sceso tanto, quindi l'attività di fermentazione c'è, io solitamente faccio un rinfresco un po' più alto con la farina, quindi una parte di lievito madre, 1,5 o anche due parti di farina nel lievito madre. Quindi questo è quello che più o meno con il pH riesco a... Sì, rispondiamo un secondo ad Arianna. Sì. Arianna Protti, il problema sai qual è? Te lo dico chiaramente, che
in 40 anni di Facebook e 30 anni di gruppi Facebook, il mentoring non è mai esistito. Mai. Il mentoring è nato a settembre l'anno scorso sul gruppo Infarinando e da un anno, quindi 16 mesi, è solo sul gruppo Infarinando. I mentori da altre parti non esistono, a meno che ci sono pagando cash e fanno i corsi. Noi abbiamo questo servizio, tante persone si mettono a disposizione, sono 20-21, effettivamente sono occupati perché il gruppo sta crescendo, si arriva a voler fare i grandi lievitati tutti a novembre e a dicembre, quindi non bastano, è possibile che bastino, ma ci metteremo impegno per aumentare il numero dei mentori e quindi aiutare e cercare di soddisfare anche le altre richieste. Prego Ale, scusa. Allora, quindi stavo dicendo, per me arriviamo un po' al dunque e al frutto, che è un po' quello che ci interessa. Una volta che avete la vostra pasta madre, quindi mettiamo il caso che non avete il vostro piacometro, ma se lo avete è meglio, mettiamo il caso che non avete il vostro piacometro, più o meno il lievito deve triplicare in 4 ore. 3 ore e mezza, 4 ore, a una temperatura di circa 28 gradi. 28 gradi. Adesso, il mio consiglio per evitare più errori possibili è quello di fare il primo rinfresco, una parte di lievito madre e 2 parti di farina, oppure 1 e mezza di farina, decidete voi. In base a come risponde il vostro lievito, poi voi vi adeguate. Sappiate che quando aggiungete farina al vostro lievito madre, voi state aggiungendo la vita. Perché certo. La farina per il lievito madre è vita. No, perché succede questo? Molte persone fanno questa cosa qua. Lievito madre non arriva a 3 ore e mezzo, 2 a 4 ore, non arriva al volume desiderato, abbassano la quantità di lievito madre. È come dire, giovanotto, devi fare Napoli-Milano, hai solo questa benzina. Non sei arrivato lì perché la benzina ti manca. Quindi hai bisogno di benzina, quindi certo. La farina e la benzina del vostro lievito madre. Esatto. Proprio molto semplice, okay, c'è questa cosa che purtroppo sono realtà che io affronto quasi tutti i giorni quando faccio consulenze o corsi, insomma, quando parli con le persone, cerchi di capire quali possono essere gli errori. E quindi vi sto riportando quello che... Gestione a secco, vero Ale? Gestione a secco. Io ho gestito il lievito madre in sacco, ho gestito il lievito madre... Perché guarda, chiedono di piemontese. Sì, come si fa a verificare il volume, se possiamo... Allora, per quanto riguarda... Adesso bisogna capire se Rocco, giusto? Sì, Rocco. Adesso bisogna capire se Rocco... lo gestisce anche i rinfreschi preparatori, quindi per la preparazione poi del panettone in acqua, perché vuol dire che molto probabilmente se utilizza il metodo piemontese sicuramente utilizzerà un metodo Morandin, sicuramente. Quindi adesso bisogna capire lui, la domanda è, lo lasci in acqua anche in lievitazione? Diamo le 2 risposte così non andiamo avanti. Se lo lasci in acqua, non lo lasci in acqua. Ok, comunque a prescindere, se lo lasci in acqua, tu non hai una capacità di... Come fai a vedere il boom? L'unica cosa che puoi vedere è in quanto tempo sono a galla, ma anche lì avremo un altro... È relativo, perché anche lì avremo un altro mondo, perché quando lievito madre usi il tuo imbasto, ok, usi il 40%, ok, metto lievito madre giovane, rinfrescato giovane, uso il... Cioè, si aprono 1000 strade. Vuoi vedere il volume? Ti lievito in un contenitore, guarda il volume, non lo metti in alto. Io dico, però mi faccio una domanda, ragazzi, scusatemi. Devo partecipare a un contest, voglio fare il panettone e non so come gestisco, non conosco la mia gestione. Dove vai? No, la domanda sai qual è? Cioè, voglio dire, se vuoi partecipare, devi sapere, cioè, hai un metodo tuo, se non lo sai... Già si complica la vita. Secondo me una delle cose importanti che io dico sempre a tutti è perché si fa questa tipologia di processo, cioè perché io gestisco il lievito madre in acqua, cos'è che voglio ottenere dal mio prodotto?
Vi faccio, allora, se mi so rispondere alla domanda personalmente, quindi se io mi metto davanti uno specchio e mi so rispondere, quello che stai facendo è giusto, perché tu stai facendo qualcosa in cui credi realmente, non perché lo hai sentito, perché si fa così, ma la tua domanda deve essere: ma tu perché realmente? Io perché faccio così? Certo. Cioè, perché molte volte si fa solo per abitudine. Credimi che molte persone non lasciano il lievito dall'acqua perché hanno paura. E lì, sì, no, è vero, è vero. No, è vero, è vero. No, io ho paura e non voglio cambiarlo. Allora io dico: prendi un pezzo del tuo lievito, ti fai uno in acqua e uno fuori dall'acqua, e uno in zacco. Così vedi tutte e tre le gestioni. Tu stesso ti dai una risposta, perché io ti posso dare mille risposte, io, altri professionisti, altri miei colleghi, ma alla fine... la strada è la tua, la devi scegliere tu. C'è poco da fare, quindi purtroppo qua, ragazzi, apriamo un mondo che ha mille strade, ha mille variabili. Basta, vi faccio un esempio, mettiamo il caso che vogliamo mettere tanto lievito madre, anche il 40% di lievito madre in un impasto. A molte persone succede questo, che utilizzano un metodo fantastico. Il metodo, per me, è il metodo Morandini, è un metodo studiato, secondo me è ottimo per lui, cioè nel senso, per lui che se l'è studiato, per Morandin, è perfetto per me. Anche io ho usato il suo metodo. Però ogni 3 ore spaccate, lui diceva, rinfrescate il lievito. A me è capitato anche di rinfrescarlo 3 ore e 20, 3 ore e 30. Il giorno dopo avevo impasti acidi che si scordavano. Perché? Perché si utilizza una grande quantità di lievito madre all'interno dell'impasto. Però molti non lo sanno, utilizzano quella ricetta, cioè, ma senza sapere poi il perché. Questo non vuol dire che è giusto o sbagliato, oppure che quella ricetta, certo, non va bene, è che la gestione dietro è stata sbagliata. Perché se lui vi dice ogni 3 ore e lo lascia in acqua, lui non se ne... il pH, volume, lievito giovane, scusami, tanto lievito dentro l'impasto. Scusami Alessandro, allora a questo punto si spiega perché chi fa, io non l'ho mai fatto il panettone Morandin, dicono che impieghi tanto nella prima lievitazione. E questo impiega allora il panettone impiega tanto perché quel di grassi. È ricco. C'è quasi tutto nel primo impasto perché ha una quantità di grassi eccessiva di lievito madre e ha bisogno di appesantire il primo impasto, altrimenti il pH crolla. Ok? E ci ritroviamo poi con impasto acido. Certo. Sì. Io ho messo anche il 50% di lievito nella farina, di lievito nel primo impasto. Può fare, non è detto che non si può fare, va gestito in maniera differente. Quindi, ragazzi, apriamo mille domande che secondo me non ci spicciamo nemmeno per... No, ma andiamo avanti. Ma il mio consiglio è quello sempre di fare, io ho fatto lo scientifico e me l'ho insegnato a utilizzare il metodo scientifico, ovvero fai un'ipotesi, dopodiché inizi a testare e la provi per 10 volte, se è così vuol dire che l'ipotesi che è stata fatta viene confermata, è reale. Quindi, certo, secondo me bisogna fare questa cosa che fa bene a tutti. Vi ribadisco tutte le domande che riguardano il lievito. Da domani e dopodomani cercheremo di avere nuovi mentori. Chiedete al mentore. Alessandro, dai. Alessandro, eravamo rimasti al rinfresco una parte di lievito madre, 1,5 anche 2 di farina, e qualcuno ci chiedeva l'acqua, idratazione. La percentuale, l'idratazione al 45? Idrazione, questa anche è una cosa che dipende molto dalle farine. Io do un range che più o meno è 40-45. Poi naturalmente dipende dalla farina, da quanta acqua assorbe. Okay, però il range quello va bene. 40-45. 1-2, il primo rinfresco, 4 ore a 28 gradi, temperatura 28 gradi, 29 gradi dell'acqua. Cercate di quindi di finire l'impasto di lievito madre a una temperatura più o meno di 26 gradi, va bene. Naturalmente le 4 ore, signori, si trasformano in 4,5 se chiudete il vostro lievito madre a 22-23 gradi. Certo. Capite che si abbassa la temperatura. Perché sono tanti piccoli dettagli che portano al risultato. Che dici, ma 4 ore non mi si è mosso, allora il lievito è debole. Può darsi che tu l'hai tirato fuori a 22 gradi, a 23 gradi. Amico mio, il controllo della temperatura è fondamentale, come anche quello del pH. E non per abbassare il margine d'errore,
bisogna cercare di abbassare il più possibile il margine d'errore. Ale, e se si utilizza un'acqua un po' più caldina rispetto a 28, 32, 33? Anche, cioè, vuol dirti, se esco a rinfresco a 24... Due sono le cose. Vai. Se fate il bagno o fate un bagno, se amate fare il bagno, questa è una scelta personale. Se amate fare il bagno potete riscaldare, perché il lievito proviene non da 4 gradi ma da 18 gradi. Okay? Certo. Quindi lievito, stazionamento 18 gradi. Mo, due sono le cose. O fate un bagnetto a 30 gradi e lo scaldate un po' il vostro lievito, o usate acqua più calda nel rinfresco. L'importante è uscire fuori a 26. Fate i due conti e uscite fuori a 26. Perfetto. L'importante è quello. Perfetto. Bene, bene. Vai. Poi, 4 ore quindi, cerchiamo di far triplicare... ecco. Naturalmente se fate 1 o 2... sappiate che potete andare oltre anche il volume triplo, anche se fate una 3, una 5, potete anche quintuplicare il volume. Quindi una volta arrivato al triplo va benissimo, potete proseguire al secondo rinfresco, ma prima di proseguire al secondo rinfresco prendete una parte del vostro lievito madre e la dovete conservare per il giorno successivo. Quindi dovete fare un rinfresco, che può essere 1 a 1, 1 a 1,5, 1 a 2, 1 a 3, questo va in base anche a che temperatura utilizzate di stazionamento, e soprattutto la mattina come deve essere il vostro lievito. Io la mattina più o meno il lievito per me deve avere, prima di fare il rinfresco, un pH pari a 3,8-3,9. Quindi se un rinfresco 1 a 2 mi ritrovo la mattina con pH 4-4,1, vuol dire che è giovane. E di conseguenza non lo rinfresco, ma lo metto un attimo a caldo finché il pH scende. Una volta che scende il pH vado a effettuare il rinfresco. Okay. Giuseppe chiede se vuole usare una pasta di riporto, quante volte si deve rinfrescare prima di usarla? Pasta di riporto, così andiamo, la pasta con lievito di birra? In genere la pasta di riporto è quella lì. Guarda, mi dispiace, non ti so rispondere a questa domanda perché non ho mai fatto test su questo, quindi ti direi... Certo. Vabbè, andiamo avanti. A specificare. Però il mio consiglio è testa, prova. Se hai tempo, perché no? Certo. Allora, quindi parlavamo dicendo... del secondo rinfresco. Questa è una domanda che completava il discorso di Ale. In questo periodo non riesco ad uscire a 26 gradi senza bagnetto, ovviamente. Fino a che temperatura si può arrivare con l'acqua del rinfresco per ovviare? Cioè, se non fai il bagnetto, quel 40% di acqua, 45, a che temperatura posso arrivare per fare il rinfresco? 32, 34, 38, 40? Guarda, dei test, ti dico la verità, dei test chimico-fisici io non li ho fatti, e quindi ti parlo da persona che ogni giorno lavora in laboratorio e vede quello che sta succedendo. Io solitamente non supero i 32-33 gradi. Perfetto. Quindi vedi, insomma, casomai più che altro tiri un attimo fuori il lievito, se a 18 fa arrivare a 22 è risolto, oppure la farina un po' più calda. Perfetto. Okay. Giostratevi voi in base alle temperature che avete a casa, in base ai 32-33 di acqua che potete riscaldare, e cercare di arrivare quanto più vicino a 26-27, insomma. Poi in cella a 28 e 4. Poi anche dipende, puoi imbastare di più, puoi imbastare di meno, io lo lamino, tu non lo lamini. Però temperatura finale è questa. Ti saluto dal Brasile, Ale. Vai. Un grande abbraccio a Paolo Lima. Allora, quindi abbiamo detto secondo rinfresco, secondo rinfresco dovete decidere voi, naturalmente. Io solitamente il secondo rinfresco lo faccio in base alla tipologia di ricetta che devo fare. Quindi può essere 1 a 1 come può essere 1 a 2, ma facciamo 1 a 1,5, non ci sbagliamo. Quindi secondo rinfresco 1 a 1,5 e lo mettiamo da parte se non dobbiamo impastare. Se dovete impastare, invece, una parte di lievito madre, una parte di farina, sempre con il 40-45% di acqua per 3 ore, 3 ore e mezzo. Chi ha il pH-metro, pH 4. Io vado prima dai 4.00, che è un pH che ha, oppure 4.10.
questo è il mio range più o meno di per impastare il panettone. Ok. Quindi una volta fatto questo, ragazzi, potete procedere all'impasto del panettone, che è un impasto che è suddiviso in due impasti. Quindi bisogna prefermentare una parte di farina e poi il giorno dopo si continuerà con farina fresca a fare il secondo impasto. Il primo impasto come si fa? Ma questo lo spiego tutto oggi, vero? Giusto? Sì, Ale. Sì, sì. Ora mettono dei vuoti di memoria. Allora, il 26 alla fine è importante solo per il gel o per tutto? Quindi, 26? Dipende. Per il GL cosa intende? Per i grandi lievitati. Grandi lievitati, panettoni, penso parli anche del pane, di altri focaccia, altri impasti, insomma. Ma il rinfresco che deve uscire a 26 gradi è buono, aspetta, solo per i grandi lievitati. Sono mille tipologie, no, io vedo mio fratello che fa il panettiere, però ci sono impasti che deve cacciare a 15, impasti che deve tirare fuori a 28, impasti a 30, impasti a 16 e fare le pieghe, quindi dipende da quello che devi fare. La domanda non è chiara e comunque andiamo avanti. Sì, vai. Vai. Okay. Comunque dipende da quello che devi fare. Stiamo parlando di grandi lievitati comunque, Arianna. Stiamo parlando del panettone 2021. Ok, quindi detto questo, procediamo col nostro impasto. Io adesso, i metodi di impastare sono tanti. Io consiglio questo, di fare uno sciroppo di... Allora, innanzitutto da cosa è formato? Sì, il secondo rinfresco si deve portare al triplo. Adesso... Il primo impasto. Autolisi? Puoi fare l'autolisi. Fino a un anno fa la facevo sempre l'autolisi. Acqua e farina un'ora prima e poi impastavo. Poi aggiungevo il lievito, lo zucchero. Però quando aggiungevo lo zucchero un po' si scordava, quindi non è una cosa che amo molto. Quello che amo è fare questo. Primo impasto del panettone. Acqua e zucchero, quindi fate uno sciroppo. Dopodiché aggiungete il lievito madre, mescolate, già mescolando vedete tutte le bolle che crea, quindi già più o meno occhio riuscite a capire come è messo il vostro lievito madre. Una volta mescolato per 2-3 minuti, aggiungete la farina. Aggiungendo la farina formate glutine, una volta formato glutine, ma non quel glutine molto forte, un bel glutine, ecco, una maglia liscia, omogenea, ma non troppo scaldata. Io aggiungo il burro più o meno in 2-3 parti. Quindi prima tutto il burro inserisco dentro. Ah, ecco, chi è a casa e ha una planetaria, consiglio vivamente di non utilizzare il gancio, ma la foglia. Okay. Perché sviluppa molto più glutine. Infatti nell'ultimo corso che ho fatto in una scuola abbiamo utilizzato la foglia, ci sono dei corsisti che sono rimasti scioccati, ho detto, ma non è possibile, giustamente sono dei pasticceri, solitamente impastano nelle macchine grandi, nelle tuffanti, quindi non sono abituati a impastare nelle piccole, però vi dico che con la foglia sviluppate molto più glutine e la maglia è meno lunga, invece col gancio fate più un chewing gum, avete questa maglia lunga, sembra senza nervo, quindi foglia tutta la vita. Quindi detto questo, sciroppo, farina, aggiunta di burro in 3 volte, 2-3 volte, e poi finiamo con il tuorlo. Questo è il primo impasto, molto semplice. Perfetto. Tempi, ragazzi, tempi e temperature. Io consiglio sempre di tirare fuori l'impasto a 26 gradi, quindi perfetto. Non acqua ghiacciata, burro ghiacciato e tuorlo ghiacciato, se no... tirate l'impasto fuori a 22, l'impasto non ha sviluppato tanto glutine perché un eccesso di freddo non vi sviluppa quel glutine bello che piace a me. Cerchiamo di avvicinarci al 26 perché è chiaro, a primo colpo non si arriva mai, però terzo, quarto, quinto, 26 è la temperatura che Alessandro ci consiglia. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Andiamo a inserire il nostro impasto in un contenitore, metteremo dei segni, chi ha il pH-metro segnerà il pH. La percentuale da farò, sì, da poco. Cioè, Alessandro, qual è la percentuale accettabile di V? Però ok, il doppio V per quanto riguarda, sì. Ecco, allora io quando parlo delle farine, io già mi sono fatto fare una farina dal mulino Pasini per me, però a prescindere da qualsiasi tipo di farina, le farine vanno tutte testate. Dopodiché faccio così, io ragiono così, io calcolo tutto su un chilo di farina, quindi vuol dire che se ho un chilo di farina
che ne so, uso il 70% di burro, quindi vuol dire che uso 700 grammi di burro su un chilo di farina. Quindi tutti i miei ingredienti io li trasformerò sempre in percentuali, questo è un consiglio che vi do a tutti per capire la vostra ricetta e quello che voi utilizzate, sul chilo di farina. Adesso, detto questo, è normale che più è alto il W, quindi più proteine ha, più forza ha, e più riusciamo a mettere dentro quantità di burro, quantità di tuorlo, quantità di zucchero, perché manevi di più. Tanto glutine allo stesso tempo secca il prodotto, quindi per me da un 3,50 a un 4,20 va bene. Si può imbastare anche con 2,80, ve lo assicuro, naturalmente i tempi si accorciano. Io il primo imbasso lo faccio maturare per 16, anche 18 ore se occorre, quindi non puoi fare queste 16-18 ore, ma devono essere 12-10, quindi tutto cambia, però tutto si può fare nella vita. E quindi facciamo così. Adesso, detto questo... Lo mettevamo in un contenitore? Ecco, lo mettiamo in contenitore, mettiamo dei nostri segni, quindi 1, 2, 3, 4 se occorre, segniamo il nostro orario di ingresso, vediamo la nostra temperatura, misuriamo il nostro pH e andiamo in lievitazione e maturazione dai 22 ai 24 gradi, 24 gradi vanno bene, fin quando il volume non arriva a 3,5, che poi anche lì, ragazzi, il volume dovete sapere che è una cosa importante: non possiamo mettere 3-4 kg di pasta in un contenitore, una spia di 100 grammi a parte, e mettere la spia, usare la spia come volume, perché è falsa. Ah, certo. Quindi, no, però lo dico perché succede anche sui 20-30 kg con una spia da 100 grammi, quindi fa comodo, ecco, poi saperlo. Quindi bisogna fare, mettiamo la spia sull'impasto totale e basta. Quindi deve raggiungere tre volte e mezzo il volume iniziale. Sì, anche lì, 4 gradi. Esattamente, anche lì si potrebbe aprire un mondo, perché se impastate di meno avete meno volume, se impastate di più avete un po' più volume, quindi il pH in quel caso vi potrebbe aiutare per capire più o meno dove siete, perché se poi la mattina avete un pH altissimo e andate a fare un impasto, molto probabilmente il vostro impasto, poi il panettone si fermerà nel chilottino. Per quanto riguarda il pH, primo e secondo impasto, mediamente? 5,5 fini. Che poi lì dipende da come è bilanciata la ricetta, perché... sulla tua, su questa qua che stai dando. Sulla 5,5 a 5,6, fine lievitazione, 5,2. Perfetto, abbiamo risposto. Quindi questi sono i range. Se non sono quelli, imbastate lo stesso, perché almeno vedete cosa succede. Ale, hai sete? Un po' di acqua? No, veramente dovrei andare. Vabbè, 3 secondi di premi me li devi concedere. Come no? Vittoria. Allora, detto questo, si fa il secondo impasto, perché non ho finito. Okay. Si fa il secondo impasto. Dopo che si fa il secondo impasto, come si fa il secondo impasto? Ecco, mettete l'impasto. Alessandro, quale gestione usi? Io libera, perché è la più comoda. No, per me non ha differenza tra acqua e legato è un po' più forte come sapore, ma libera mi va benissimo, è comodissima e vado benissimo. Ecco, secondo impasto, quindi primo impasto, aggiunta di acqua, aggiunta di farina, giusta maglia glutinica, inserisco un po' di burro, un po' di zucchero, un po' di tuorlo, mescolo, burro, zucchero, tuorlo, mescolo, chiudo l'impasto. Quando ho deciso più o meno come allungare la mia maglia glutinica, aggiungo il sale, sospensioni e basta. E poi il resto. Se è possibile, lunedì vediamo qualcosa, Lunedì lo vediamo. Quindi così lunedì vediamo qualcosa. Riesci, Ale, a farci vedere il primo e il secondo impasto? Volendo, sì, lo metto a freddo, lo faccio vedere. Ok, giusto per... cerco di prepararmi, cioè mi preparerò il secondo impasto, lo metto a freddo. Sono le 21:59, 3 minuti per i premi e riprendiamo, sì. Ale, solo 3 minuti. Ok. Vittoria. Allora, i premi sono al primo classificato per la giuria tecnica,
un corso, giusto Ale? Sto andando bene. Il corso, sì. 1000 bolle online dal valore di 600 euro più un corso in presenza di 2 giorni presso la Petito Pastria Varese dal valore di 800 euro. Ale, l'indirizzo internet del corso 1000 bolle, se ora o domani qualcuno vuol fare questo corso. Il videocorso, dici? Sì. Te lo dico subito. Sì. Se c'è chi non vuole aspettare, dice io voglio fare il videocorso con Ale, mi è piaciuto, voglio acquistare il corso, che fa? Non glielo faccio fare. Ti posso mandare il link che l'ho detto tu? Sì. Vabbè, www.petitoalessandro.com, poi prodotti online, video mi con 1000 bolle, e via. www.petitoalessandro.com. E ci siamo. Sono così stanco che non mi ricordo nemmeno il sito internet. Per quanto riguarda invece... Oh, scusami Ale. Dicevo solo una cosa. Alessandro, lunedì a fine corso, diciamo, parte pratica... E darà ai membri di Infarinando un coupon, quindi un buono per fare il corso a un prezzo particolare, un prezzo da e Infarinando voi. Solo grazie, attenzione, solo, ribadiamo, solo a Infarinando, e se anche dovesse è tanto lo sconto, se non sbaglio, è del quanto ti ricordi lo diciamo lunedì no. Lo diciamo lunedì, attenzione Alessandro, lo sconto che farà lunedì ai membri di Infarinando lo farà e resterà solo per i membri di Infarinando, cioè è un'esclusiva, quindi è inutile chiamarlo. Sì, no. No, scherzo. Allora, andiamo avanti. Scusami, Vittoria. Chiudiamo. Sì, vai. Per quanto riguarda invece i premi, gli altri premi social, presumo, Ale. Sì, Ale. Per giuria social, sì. Ok. Al primo classificato va il corso formativo 1000 bolle online dal valore di 600 euro più un coupon dal valore di 150 euro con il pistacchio dell'Etna più 2 panettoni 1000 bolle, uno all'arancia e l'altro panettone al triplo cioccolato. E io vado. Al secondo classificato, sempre della giuria social, il coupon del valore di 100 euro sempre per il pistacchio dell'Etna più il panettone 1000 bolle dal valore di 50 euro, mentre per il terzo classificato un coupon da 50 euro per il pistacchio dell'Etna, che non è poco, aggiungo. Con pistacchio l'Etna abbiamo la convenzione per i membri di Infarinando 25% su qualsiasi cosa prendete tranne due prodotti, ma il resto è 25%. Box, Alessandro, chiudiamo. Vai. Chiudo? Sì, sì, cioè, nel senso finiamo il discorso e andiamo a Nanna. Quindi allora facciamo così, diciamo che una piccola parte l'ho andata poi lunedì, dove sarò anche più riposato, sicuramente sarà ancora più bello perché andiamo a vedere dal vivo quello che realmente bisogna fare. Io innanzitutto vi ringrazio e spero che questo orario vi ho dedicato vi sia stato di aiuto, a me ha fatto molto piacere. E quindi ragazzi, grazie di tutto e ci vediamo lunedì sera alle 21. Riprendiamo il discorso e vedremo gli impasti. Ale, grazie di tutto. Grazie di tutto. Un saluto a tutti quanti. Salutiamo Vittoria, salutiamo Anna Rita, tutti i moderatori, ciao. Tutti i mentori. Ciao. Iscrivetevi al canale YouTube e al nostro gruppo Facebook Infarinando, sempre viva Infarinando, unici sempre. E irimitabili. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi.